siamo qui oggi per presentare il libro di Antonio De Signoribus e siamo alla Casa degli Artisti, invitati da Andreina, proprio per presentare questo libro importantissimo che si chiama Segreti e Storie Popolari delle Marche. Sono qui con Antonio, con l'autore, e vorrei chiedere proprio a Antonio che valenza ha in questo momento storico un libro del genere. Beh, è una valenza importante perché innanzitutto ci fa conoscere le Marche, insomma, una regione sempre messa un po' da parte, invece è una regione ricca di tradizioni, di cultura popolare, no? Quindi le nostre giovani generazioni hanno il dovere di conoscere queste storie, di apprezzarle, perché tra l'altro aiutano anche a crescere. Per esempio, sono bellissime fiabe che ho raccolto, che aiutano tantissimo a crescere, a far crescere i nostri bambini, perché sono terapeutiche, perché insegnano qualcosa che va in profondità nella loro psiche. Per cui direi che, insomma, è un testo che tutti dovrebbero leggere, ecco, perché aiuta anche a dare un'immagine della nostra terra anche poco conosciuta, ecco, che finalmente andrebbe messa in evidenza. Insomma, questo è un po' è il senso di questo discorso, di questo mio lavoro, insomma, ecco. Ci permette di recuperare questo libro anche tutte le storie, le tradizioni che ci venivano raccontate dai nonni nell'infanzia, e ci permette attraverso la scrittura di recuperare quella che è un'oralità forse perduta. Infatti è un lavoro che è durato diversi anni, proprio perché oltre a recuperare queste storie poi le ho dovute anche riscrivere, no? Quindi la riscrittura ha implicato anche un atteggiamento di filologico, ecco, di ricerca, e stare attenti, ma anche coniare un nuovo linguaggio, ecco, che si prestasse anche alle giovani generazioni. Ecco, non si poteva più raccontare un libro mantenendo diciamo così, gli effetti o le cadenze di una scrittura ottocentesca. Ecco, molte di queste storie sono di stampo ottocentesco, quindi l'ho dovuto rielaborare, riadattare, però ho conservato delle parole importanti di cui abbiamo parlato anche stasera, che sono scese, non sono più in disuso, non sono più in uso, che però andrebbero recuperate, come sempre ghiacciacore, oppure credo, quelle parole che hai citato tu, ma ce ne sono tantissime, zinnare per esempio, tutti termini che oggi non si usano più, che però sono stati importanti in quell'epoca. Quindi è un libro che ripropone tantissime cose, anche un nuovo modo di scrittura adatto ai nostri tempi, ecco, voglio dire, no? Quindi adatto anche alle nostre generazioni più giovani. Quindi per chiudere possiamo dire che le Marche sono magiche? Le Marche sono magiche, anzi sono molto magiche, anche perché sono magici marchigiani, che ogni cosa che fanno i marchigiani se le tengono, curano ciò che fanno e lo fanno conoscere soltanto alle persone care, insomma, no? Quindi la magia diventa non un concetto inflazionato, ma diventa qualcosa che va gustata attentamente, amata in tutti i sensi, insomma, ecco perché le Marche sono magiche, proprio per questo, che sappiamo apprezzare quello che abbiamo senza inflazionarlo, direi. Grazie, ringraziamo Antonio De Signoribus e speriamo di rivederlo alla Casa degli Artisti anche il prossimo anno, con un nuovo libro magari. Sì, sicuramente. Grazie a voi e grazie per l'attenzione.